Presidente, la Serie A, la B e la C provano a ripartire, per i dilettanti invece? I dilettanti si fermano qui, è stata una decisione molto sofferta ma dovuta e quindi finalmente oggi mettiamo la parola purtroppo fine a questa stagione sportiva molto travagliata e molto complicata. Cosa succederà per promozioni, retrocessioni e quant'altro? Il Consiglio federale di oggi ha stabilito appunto l'interruzione dei campionati dilettantistici a partire dalla Serie D e finendo chiaramente alle terze categorie, compresi anche i settori giovanili e quindi anche i campionati provinciali. Nella giornata di venerdì ci sarà un Consiglio di Lega che andrà praticamente a deliberare su quelli che saranno i criteri che verranno attuati per le promozioni per le retrocessioni. Al momento ci sono due scuole di pensiero che sono ugualmente valide secondo il sottoscritto. La prima è quella di applicare i criteri meritori, quindi chi è in testa alla classifica sale di categoria e le ultime squadre retrocedono così come previsto dal regolamento, oppure il secondo che prevede la promozione delle squadre attualmente al vertice e le non retrocessioni. Decisione che lei ha definito sofferta, anche le società immagino che si siano appellate a lei in questi 2 mesi, insomma, per poter risolvere la situazione, come l'hanno vissuta. L'hanno vissuta certamente non bene, come non l'ha vissuta bene nessuna componente dello sport, in particolare del calcio. Noi come Lega Nazionale Dilettanti, oltretutto, siamo stati gli ultimi, siamo gli ultimi ad assumere alcune decisioni, però il tempo era necessario per poter valutare appieno quelli che erano poi i criteri e le modalità. Prova ne sia che anche oggi la delibera assunta dal Consiglio federale non è una delibera assunta all'unanimità, ma assunta a maggioranza perché alcune componenti non erano d'accordo su questa tipologia di intervento. Si prova a ripartire a questo punto a settembre in Speriamo sicurezza. Di sì, le quattro parole magiche in questo momento sono salute, sicurezza, responsabilità e questione economica. Noi prima di tutto dobbiamo tutelare la salute dei nostri tesserati, dei nostri ragazzi, dei nostri dirigenti. Dopodiché dobbiamo chiaramente rispettare, far rispettare quelle che sono le linee guida, quelli che sono i protocolli di sicurezza e cercare di alleviare o di togliere quelle che sono le responsabilità dei dirigenti. In ultimo, ma non da ultimo, la questione economica, perché come tutti possono ben capire, il fatto di questa situazione economica che è veramente drammatica fa sì che nel mondo del dilettantismo ci siano veramente sempre e meno risorse.